Nuovi guai per Silvio Berlusconi, che è indagato nel procedimento aperto dalla Procura di Firenze sulle stragi mafiose del 1993. Per il legale di Marcello Dell'Utri non può dunque deporre al processo d'appello per la trattativa Stato-mafia perché indagato di reato connesso. Gli avvocati di Berlusconi hanno depositato la certificazione dell'inchiesta rilasciata dai PM fiorentini nella cancelleria della Corte d'Assise d'Appello, che aveva convocato l'ex premier come testimone su istanza della difesa di Dell'Utri, condannato nel processo trattativa. Dopo le intercettazioni del boss Giuseppe Graviano in carcere, fatte nell'ambito dell'inchiesta Stato-mafia, i magistrati fiorentini sono ritornati nuovamente a lavorare sull'ipotesi che i due esponenti politici siano stati mandanti delle bombe del 1993 che colpirono Firenze, Roma e Milano. All'indomani della trasmissione delle nuove carte da Palermo, i magistrati avevano ottenuto dal giudice delle indagini preliminari la riapertura del fascicolo, archiviato nel 2011, e avevano delegato nuovi accertamenti alla direzione investigativa antimafia. Dopo la citazione, gli avvocati Coppi e Ghedini, che assistono Berlusconi, hanno chiesto alla Corte d'Assise d'Appello di Palermo di definire in quale veste giuridica svolgere l'audizione, se come teste o indagato di reato connesso. Stato questo che gli consente di avvalersi della facoltà di non rispondere. E mentre la Procura di Firenze precisa che la riapertura delle indagini è un atto dovuto per fare tutte le verifiche, esplode la rabbia della moglie di Marcello Dell'Utri. Perché Berlusconi non testimonia? È in gioco la vita di Marcello, dichiara Miranda Dell'Utri all'ADN Cronos.